partita si decide prima di entrare in campo. Nel senso che. Ma in generale o solo quella di domani? Ma in generale. In generale, nella mentalità del calciatore quando è in campo sa quello che vuole fare, noi abbiamo preparato la partita nei minimi particolari, quindi ogni singolo giocatore sa che cosa deve fare domani. Poi il campo è quello che ti darà il verdetto finale, però ripeto, andiamo ad affrontare una singola squadra, una squadra che anche lei sta in una situazione non molto bella, non a livello di risultati, però composta da signori giocatori, da un signor allenatore che fa calcio propositivo, e noi andiamo a contrabbattere con colpo su colpo. Quindi, andremo per fare la nostra partita d'attacco, la partita per poterla vincere. Questa è una squadra che è partita allo scetticismo totale, una squadra che ci davano tutti per squadra materazzo. Poi con il passare delle partite abbiamo creato parecchi problemi a parecchie squadre. È una squadra che è in continua crescita, ripeto, è una squadra che sono solo i risultati che non stanno dando quello che merita a questa squadra, secondo me, la mia modesta opinione. Poi dove siamo stati, ci hanno sempre fatto complimenti, però è giunto il tempo che mettiamo da parte i complimenti e cominciamo a fare i punti. A questo punto contano più i punti che i complimenti, quindi preferirei anche una Ternana non molto bella, però che comincia a fare qualche vittoria. Però la partita è difficile, ma prima della partita che andiamo a affrontare, come abbiamo sempre fatto, come nella mentalità del mister, ci andiamo a giocare con tutti a viso aperto per poter vincere la partita. Abbiamo curato poi in particolare la fase difensiva, perché è una squadra che proponeva tanto, creava tanto, però concedeva anche tanto, normale. Però adesso siamo molto equilibrati, è una squadra più matura, una squadra che sta crescendo, una squadra che, ripeto, sotto il profilo della classifica è una posizione non bella, però ripeto, sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della propositivo della squadra, io fino adesso non ho visto una squadra che ci ha messo si può migliorare nell'essere più precisi, più determinati, più cattivi sotto porta, perché noi creiamo sempre.